Ragazzi, buonasera. Ho detto non faccio video di notte, non faccio video al buio, invece faccio video al buio. Vabbè, sono una contraddizione unica. Allora, la maglia che indosso se vi interessa è di CVG Moda, larghissima, lunghissima con i glitter, costata 5 euro con gli ultimi saldi, che ho appunto preso a febbraio, adesso siamo ad aprile. Sono stata un mese senza comprare niente, tutto marzo non ho comprato niente a parte due spese e basta. Siamo ad aprile, ho di nuovo ricominciato a comprare. Allora, l'entrogermina non mi serve, via, cappellino mio da mettere a posto. La sciarpa, questa qui l'ho presa dai cinesi, lunghissima, rossa, ve l'ho già fatta vedere. L'ho messa oggi, l'ho messa ieri. Allora, questo è il catalogo di casa, che si chiama anche la tira casa. C'era l'ananas porta oggetti, ma non era come quello che volevo io, era enorme, quindi non l'ho preso. Ho preso questo cos'è? Ah sì, perché avevo perso la tessera, non sapevo più se era la mia, la casa l'avevo lasciata, la tessera dell'OBS, ma non sapevano se era la mia e quindi non. Un casino, ho perso la tessera, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, ma è sua, ma dove l'ha fatta, ma che cognome ha, ma dove vive, ma come si chiama, eccetera. Vabbè, da OBS appunto, perché la borsa è di OBS, ho preso tre cazzate, cioè due cazzate è una cosa abbastanza importante e utile. Due cose inutili e una cosa abbastanza utile. Questi sono i miei braccialettini, bigiotteria, ovviamente, ok. E ho preso due cose. Allora, ho voluto pagar di no, non so perché, comunque grazie. E gliel'ho già anche detto grazie, non ho bisogno che me lo diciate voi. Gliel'ho detto grazie, volevo pagare io perché i soldi li avevo, ma voleva pagar di no, quindi ha pagato lui, grazie Dino. Messaggio promozionale, copia per il cliente, OBS, sì, vabbè. Fino alle 8, buono del valore di 12 euro. Per acquisti di almeno 40 euro, vai su obs.it e inserisci il codice al termine della procedura di acquisto. Non cumulabile, transazione 46, data e ora. Alle 2? No, alle 6 ho preso. Comunque, vabbè. Da OBS ho preso due cose della Essence. Una in offerta che costava 1,29 euro, una che costava 2,49 euro, che era una novità di una collezione di pennelli, eccetera, che avevo visto anche su altri canali YouTube, e una giacca che avevo già visto da febbraio che volevo, che costava troppo, che ho detto non so se metterla perché è troppo colorata, disegnata di qua e di là, e comunque questo è il mega scontrino, 28 euro, perché già questa cosa qui di abbigliamento, questo capo di abbigliamento l'ho già pagato 25 euro praticamente, 24,99 euro. Vi faccio prima vedere le due cose di make-up, anche se non volevo comprare niente di make-up, c'erano anche i rossetti lucidi che erano bellissimi, ma vabbè, i rossetti non una vagonata, anche se sono quasi tutti finiti quelli che ho. Questa è la tessera OBS, l'avevo lasciata lì perché ho pagato, gli ho lasciato la tessera, ho detto ma sono tornata in macchina, ho detto Dino, ma la mia tessera dov'è? E alla fine ce l'aveva il cassiere, però non si sapeva se era mia, se l'avevo lasciata io, se l'aveva lasciata qualcun altro, un casino. Ho preso questo qui in offerta, tra le offerte della Essence, c'era un cestino con cose in offerta, smalti fucsia, effetto gel, anche se non mi piacciono gli smalti effetto gel, rossetti viola, brillantinati, luxury, glam, un po' di tutto. Questo qui è un eyeliner, Essence Metal Heart Lip e Eyeliner. Allora, numero non si sa, 02 you are mermaising, non lo so, vabbè, questo è il colore viola, spero si veda, ha i glitter ed è appunto un eyeliner, non lo voglio aprire perché fino a Capodanno non lo voglio usare, viola non saprei quando metterlo adesso e quindi non lo voglio aprire, comunque l'ho comprato per le festività, va bene, con i glitter. Ce n'erano tanti di questi pennelli, io ne ho preso uno solo ed è già costato 2,49 euro. Questo è il pennello di questa collezione, non so se voi anche li avete comprati, questi pennelli. Girl Squad Blending Brush. Ciao. Buongiorno. 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 Già è buio. Abbastanza. Get It Girl Essence Blending Brush. Questo qui era bello perché è fatto così a tipo ragazza, tipo donnina, molto magra, con il fisico di una donna, comunque sembra. È vestita con questa ragazza vestita con una camicia di jeans appunto smanicata, legata un po' tipo saloon alla vita, e poi con i jeans blu con scritto appunto Get It Girl con la punta, ed è un pennello per occhi, visto che c'erano quelli da sfumatura, c'erano, volevo regalarlo a voi, prenderne un altro e regalarlo a voi, ma se lo trovo faccio dei regalini per voi perché voglio fare un giveaway. Questo qui l'ho preso per me. Blending Brush 01 Blending Betty Super Fluffy Blending Brush Tips, thanks to its form, it can also be used for subtle
contouring. Just apply and blend in bronzer and highlighter. Non c'è scritto in italiano, comunque vabbè, è adatto per il mettere il bronzer e per fare l'highlighter, il contouring anche. Essence Girl Squad pennello sfumino per ombretto occhi 01, materiale nylon, alluminio, plastica, carta, Cosnova, sul back tedesco. Comunque il pennello è questo qui, spero si veda, scusate se è buio ma volevo farlo oggi il video perché domani ho altre cose da fare e quindi voglio farlo oggi. Questo qui è il pennellino a forma di ragazza, carino, molto molto carino, femminile e giovanile. Poi la giacca, perché è una giacca quella che ho preso, vi faccio subito vedere il prezzo. OVS Basic 24,99€, quindi 25€ basic, ok? C'erano delle sciarpe a 7€, delle sciarpe a 10€, delle sciarpe a 5€, io però non mi posso vestire solo con le sciarpe e quindi non ho preso nessuna sciarpa. Ho preso questa giacca qui che adesso al buio non si vedrà un fico secco, non si vedrà niente assolutamente, io non parlo in modo professionale, non parlo in modo elegante, comunque mi sta larghissima, larghissima, dipende cosa ci metto sotto, però è così con questa fantasia floreale, visto che va di moda anche il floreale, ed è praticamente un blazer, io vado matta per il blazer e l'ho comprato 25€, in più ho anche le tasche, e dentro è così bianco e fuori è appunto su sfondo nero con i disegni bianchi e rossi. Ok, non so se lo vedete, sicuramente al buio alle 8 di sera non vedrete niente, ma questa è la giacca che ho comprato. Ve la farò vedere in dei lookbook, se volete degli outfit, in qualche vlog, sicuramente appena farà più caldo, perché adesso da me è una settimana che piove, a parte l'altro ieri. Comunque è una giacca così molto semplice, molto larga, c'era XS e XS mi sta troppo stretta, io l'ho presa appunto M perché così riesco a muovermi, adesso con la maglia che ho sotto non va bene perché è appunto a cuori, questa qui ai fiori non va bene, però è per farvi vedere come mi sta addosso. Scusate se è buio ragazzi, ma volevo fare il video oggi, quindi spero si veda bene cosa vi voglio far vedere, cioè la giacca è importante che si veda, ma secondo me la vedete, spero che la vediate. Con le tasche, larghissima, molto comoda, un pochino stile ufficio, anche se comunque non è elegante, non è in tinta unita, ma ha questi fiorellini dappertutto, sia dietro che davanti, non so se vedete, si vede? Fatemi sapere se si vede ragazzi, la vedete? Vi sta bene, vi piace? Non ha nessun bottone, c'era sia così, appunto, sia c'era così con i disegni, aperta così, va benissimo, proprio tipo blazer, io se voglio metto un bottone e mi sta a pennello, mi sta perfetta, delle maniche appunto sembra un po' corta ma non è corta, non è troppo stretta, non mi dà fastidio da nessuna parte, è una taglia M quindi mi sta benissimo. Voi magari dite che è larga, ma per me va benissimo la taglia M, perché se la prendevo L, anche se non c'era, era troppo larga, e se XS era troppo stretta, quindi no, così va benissimo, ci posso mettere le camicie, ci posso mettere un pullover così magari in tinta unita o con, così anche con i cuori, con i glitter, che non abbia troppi disegni, troppe scritte, va benissimo, mi piace. C'era sia nero che rosso, senza bottoni, sempre 25€. Un po' caro, però mi piace, adoro i blazer, li metto sempre tantissimo, ne ho già anche altri. Uno quadretti, uno nero elegante da cerimonia e basta. E uno rosa, una giacca così, anche rosa, l'ho presa da Tally Whale. Questa è la giacca ragazzi, spero gli acquisti, anche se pochi di oggi, vi siano piaciuti. Ho fatto la spesa anche al Penny con Dino, miele, volevo i gelati, ho comprato un po' di sugo, un po' di ragù, un po' di pasta, un po' di cose utili. Questa giacca era una cosa futile, non era una cosa indispensabile, ma mi piaceva, mi serviva, la uso e quindi uno sfizio ci può anche stare. Mi sta bene, vi piace? A presto!